Il sindaco di Trekkino ha perso 6 miliardi delle vecchie lire provenienti da fondi provinciali per la realizzazione della strada statale 585 Trekkino-Maratea. A sostenerlo il consigliere d'opposizione del gruppo Libertà e Partecipazione, Michele Mario Battaglia. Iannotti e la sua maggioranza, sostiene il consigliere, sono stati richiamati più volte dalla provincia di Potenza e dalla regione Basilicata, ma con esiti inevasi, ad integrare l'istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto. In definitiva, proprio l'assenza di tali integrazioni, sostanziali ed utili alla redazione del progetto esecutivo, hanno prodotto l'archiviazione dell'istanza in quanto non esaustiva, dunque la perdita dei finanziamenti. Infine, sottolinea Battaglia, le ragioni dei ritardi nel produrre le documentazioni mancanti sono da ricercarsi nelle opposte posizioni delle amministrazioni comunali che dal 1999 ad oggi hanno rappresentato la città per interessi personali. Il tutto ha favorito così la rimodulazione dei fondi destinati dal Ministero delle Infrastrutture altrove. Si è generata quindi una serie di battaglie a suon di manifesti e proprio il primo cittadino di Trecchina, Ludovico Iannotti, contattato telefonicamente, ha precisato quanto segue. Comune non ha competenza, è una sala solo comunale questa. Ritornando poi alla denuncia dell'opposizione, lo stesso primo cittadino ha sostenuto. La polemica politica la lasciamo fare a chi è opposizione, noi cerchiamo di fare, noi facciamo la maggioranza e pertanto andiamo avanti per quelle che sono le programmazioni che ci competono.